Ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video su autumntimes.com. Oggi andiamo a vedere la nuova cover della subcase della Unicorn Beetle Pro, la cover per Galaxy Tab S2 della Samsung. Una custodia davvero fatta molto molto bene, davvero molto resistente. Faccio questo simil unboxing qui insieme, anche se l'ho dovuto già aprire la custodia perché l'ho voluto utilizzare per un paio di giorni prima di darvi anche, oltre che l'unboxing, darvi anche un mio parere personale, una mia opinione su come è la cover e come è una mia opinione sull'utilizzo quotidiano e sulla qualità della custodia. Andiamo a vedere un po' la confezione. Qui ci dice che per Galaxy Tab S2 è chiaramente per la versione da 9.7 pollici, c'è chiaramente anche quella per la versione da 8 pollici di display. Sul retro possiamo andare a trovare le 5 iconcine che ci dicono le 5 qualità della cover, lo screen protector, la protezione a 360 gradi, ha anche lo shock resistant, quindi resistente, molto, molto resistente agli urti grazie ai bordi in TPU e soprattutto rinforzati. Ha un design multilayer, quindi multistrato, va a coprire anche la parte davanti del display, dust e proof, quindi resistente anche ad acqua e polvere. Acqua e polvere che non ho provato, vi posso dire che può essere resistente ad acqua e polvere, ma agli schizzi. Non vi consiglio di immergere la custodia con il tablet sott'acqua o di portarlo con voi, non so, in piscina o in qualche altra situazione. Allora, andiamo a aprire la custodia. Solita confezione della subcase con il simpaticissimo fogliettino felice o non felice. All'interno possiamo trovare, come abbiamo già visto per la recensione della cover S7, i vari indirizzi email, il sito, i canali dei social network, bigliettino che poi è tutto relativo all'azienda. Ma andiamo a vedere la cover. La cover a primo impatto è molto molto bella. La cover inizialmente aveva anche uno screen protector qui sopra sulla parte in plastica, sulla parte del vetro, chiaramente l'abbiamo tolta nell'utilizzo, ma quando l'andrete a comprare ha uno screen che dovete togliere sia esteriormente che interiormente alla cover. Si presenta davvero molto bene. Sul posteriore possiamo trovare una parte totalmente in plastica, molto molto rigida. Abbiamo 6 piedini in gomma, perché nel momento in cui andiamo a appoggiare il tablet, quando lo appoggeremo a terra o su un piano, non andrà a toccare la parte in plastica, ma bensì andranno a tutire un po' anche l'urto e i 6 piedini sul retro. Il logo sulla parte centrale della cover, molto bello, molto leggibile, ma non troppo invasivo nella cover, e l'abbiamo anche sulla parte della cornice, del bumper esterno con scritto subcase. Molto interessante è la parte inferiore, con cui abbiamo i due fori, ecco perché vi dicevo che è resistente sia a acqua e polvere ma non ad immersione, i due fori per quanto riguarda che lasciano le casse audio aperte, ma abbiamo i due sportellini che vanno a coprire, che vanno a otturare sia il jack da 3,5 che l'attacco micro USB. Molto intelligente questo sistema per non far arrivare neanche molta polvere al jack o alla micro USB, che come ben saprete sono i primi due fori in cui si va a accumulare la polvere. Chiaramente buco, foro sia sulla parte anteriore sia per quanto riguarda il tasto principale per il riconoscimento di impronte digitali. Devo dire, si utilizza bene, anche se avrei preferito che questa parte qui avesse un po' più spazio la cover. Avrei preferito che la cover si distaccasse il bordo un po' di più, perché come potete vedere ha un bordo davvero molto alto. Questo qui è perché se noi andiamo a mettere anche il tablet a testa sotto, a faccia in giù, comunque non toccherà mai il display. Poi anche se tocca, abbiamo sempre questa plastica anteriore sul display. Nella parte superiore invece troviamo il foro per la fotocamera e per il sensore di luminosità. Sulla parte posteriore invece troviamo chiaramente il foro per la fotocamera. Andiamo allora a mettere il tablet all'interno della custodia e faccio nel frattempo vedere come si può aprire la custodia. In pratica abbiamo composta, come diceva all'inizio, la confezione a layer è formata. Abbiamo questa parte interna, la parte interna molto molto rigida, davvero ben fatta. Questa qui è dove poggia la maggior parte, diciamo la parte centrale del tablet, ed è anche
Sembra, non sembra plastica, ma sembra quasi un tessuto un po' gommato, davvero molto molto bello. Poi abbiamo sempre all'interno il logo della Subcase. Lateralmente troviamo i tasti molto molto rifiniti, perfino con il tasto dell'accensione e spegnimento, con il simbolo dell'accensione e spegnimento che sinceramente non troviamo su tutte le cover, anzi è anche molto raro trovarlo. Poi il bilanciere del volume, i tasti si spingono molto molto bene, anche perché all'interno troviamo un piccolo, non so se si riesce a notare, vi faccio uno zoom sulla parte che ci interessa. Potete trovare, come si può vedere, abbiamo questi piccoli distanziatori, sono piccoli gommini che fanno sì che si ha un certo spessore tra il tasto esterno e il tasto fisico. Questo qui permette una migliore pressione dei tasti e un migliore utilizzo. Non tutte le cover, vi dico già da ora, ce l'hanno. Allora, andiamo a mettere il tablet, vi faccio vedere. Vi faccio vedere come si mette. Allora, per prima cosa dovete incastrare la parte anteriore sul tablet. Mi raccomando, pulite il display interno, il display del tablet, in modo perché dopo non potrete più pulirlo, visto che avete la plastica davanti. L'attacco è fatto davvero molto bene, dovete solo stare attenti che a non graffiare la cornice il frame in alluminio del tab, perché mi metto un po' a fuoco questa parte anteriore, perché comunque abbiamo delle clip qui e qui sui lati che sono abbastanza rigide, e quindi alcune volte potrete andare leggermente a graffiare o rovinare un po' il frame metallico. Chiaramente il frame metallico, si parla del frame anche, soprattutto quello anteriore, perché questo qui in esterno perimetrale, che comunque è in nero, non si tende molto a graffare, quindi è molto difficile. Una volta fatto questo, andiamo a inserire il tablet all'interno. Vi consiglio di metterlo dalla parte inferiore prima, in modo da far aderire anche i due copri fuori per quanto riguarda il jack e il jack delle cuffie e quello per il micro USB. Una volta posizionato il tutto, andate ad aggiustare bene la cornice intorno. Questa cornice intorno in pratica si deve spingere adeguatamente bene sul bordo, perché ha una fessura in cui infilarsi, in modo tale che è chiaramente resistente anche alla polvere e agli schizzi d'acqua. Come vedete, il tablet si aderisce davvero molto bene. Io ho dovuto togliere la pellicola che avevo di vetro sul tablet, perché avevo una pellicola come screen protector, perché fino a poco tempo fa utilizzavo sempre la cover della Samsung, quella originale con lo stand che quindi ha la pattina davanti. Quella molto comoda per alcuni casi, ma devo dire, per quanto riguarda se sfruttare il tablet in viaggio, è molto molto meglio questa, perché è più protetto. Come dicevo, se avete uno screen protector sulla parte anteriore, vi consiglio di toglierlo, soprattutto se sono quelli in vetro temperato, che sono alti all'incirca 1 mm, perché la cover è studiata appositamente per integrare il tablet senza alcuna pellicola, soprattutto di quelle alte. Poi, se avete una pellicola normale classica, la potete benissimo lasciare. Però la parte, soprattutto questi qui anteriori, è studiata, come dicevamo, per il tablet senza alcun rivestimento, senza alcun spessore. Quindi vi consiglio di toglierlo, perché non vanno ad agganciare bene le clip dietro sulla parte posteriore del tablet, e soprattutto non si va a chiudere bene neanche la parte della cornice sopra. Io l'ho già testato, quindi ve lo dico già da prima. Allora, come si tiene e come è questa cover nell'utilizzo? La cover è davvero fatta molto molto bene. Devo dire, in questi giorni di test mi è piaciuta tantissimo. La consiglio a tutti coloro che cercano una cover a coloro che non gli piace la pattina, la classica cover con la patta anteriore del tablet, che vogliono utilizzare scusate, il tablet subito, senza togliere alcuna patta o non avere alcun kickstand dietro. E soprattutto a coloro che viaggiano, che usano il tablet molto molto in viaggio, che girano spesso, perché lo copre davvero molto bene. Vi voglio far sentire. Sentite il sistema di assorbimento dell'urto, e come questa cornice in TPU riesca ad assorbire davvero molto molto bene gli urti. Devo dire,
Non ha alcun tipo di problema e devo dire resiste molto molto bene. Soprattutto è una sicurezza anche se dovesse cascare il tablet in questo modo, a faccia in giù abbiamo sempre una cornice esterna che lo può coprire. La parte davanti del vetro è totalmente coperta e per quanto riguarda la plastica superiore si comporta abbastanza bene, non è olofobica come il display, infatti ogni tanto serve di dargli una piccola pulita con una pezzetta, ma cosa buona è che qualsiasi pezzetta usate anche se siete in giro, non so, la maglia, come spesso capita, penso che capita a tutti di utilizzare la maglia e pulire il display, non vi dovete preoccupare che si graffi, perché tanto c'è questa protezione davanti che è davvero molto resistente. Il tablet si integra, come dicevo prima, davvero molto bene, si va a chiudere in tutte le sue parti, rimangono scoperte solo la fotocamera posteriore e i due forellini per l'audio, ragion per cui non immergete, ripeto, il tablet in acqua. Fatto molto bene anche questo sistema, come dicevamo prima, di cuscinetti che vanno anche comunque ad assorbire un po' l'urto e a non far toccare la parte in plastica. La plastica è molto resistente, l'ho portato con me anche nello zaino e non l'ho messo in una tasca apposita per il tablet o per computer, l'ho messo insieme alle altre cose e devo dire non si graffia. E poi dona un maggior grip al tablet che devo dire altre cover non danno e soprattutto un bel feel al tatto, è molto bello tenerlo in mano. Questa parte in TPU soprattutto è una parte in TPU che è anche righettata, vi invito a vedere anche la recensione dell'S7 per quanto riguarda la custodia della SAP case, perché abbiamo lo stesso cornice bumper intorno filettato, vi accosto quella dell'S7, ecco, come potete vedere è lo stesso, è una cornice intorno che vi devo dire è fatta davvero molto bene e riesce a favorire il grip e riesce a non far scivolare il tablet, quindi nell'uso quotidiano è davvero fatto molto molto bene, è davvero molto comoda e pratica. Una custodia che, come vi dicevo, ci è piaciuta da molto, è molto resistente, si adatta perfettamente al tablet. Certo, non consente di avere il tablet come kickstand, ma vi devo dire che è molto molto pratica, resiste molto bene. Vi voglio far vedere dove è possibile comprarla, chiaramente è possibile acquistarla su Amazon.it. Al prezzo di 19,99€. La stessa versione per il tablet da 8 pollici è in offerta, o non mi ricordo se è in offerta, comunque è disponibile a 17,99€, 2 euro in meno, quindi lo stesso identico prezzo. È disponibile in tre diverse colorazioni questa custodia, sia in blu, con il bumper nero in TPU, e sia in bianco. Bianco, molto interessante perché ha chiaramente, se avete il tablet bianco ve la consiglio bianca, perché ha la cornice intorno in TPU grigia chiara, molto 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 bella, soprattutto è fatta bene nei mini particolari e ha un buon rapporto, è uno dei migliori rapporti qualità-prezzo per quanto riguarda le custodie per Tab S2. Oltretutto vi dico che custodie del genere non esistono molte per Tab S2, sto girando da tempo in cerca di custodie di questo tipo resistenti, soprattutto che abbiano una protezione per lo schermo, perché per il telefono è un altro discorso e quindi ci può essere anche che non si utilizza la parte la protezione anteriore per il display, ma che va, utilizziamo una semplice pellicola, ma per il tablet se lo utilizzate come me, che lo porto spesso con me appresso in tracolle, in borse, in zaini, non ho la stessa cura molte volte per il tablet come lo ho per il telefono, e quindi questi due custodie sono davvero essenziali per chi, ecco, utilizza in mobilità il proprio device. Andiamo a leggere un attimo un po' le caratteristiche del prodotto, perché volevo far vedere quello che comunque che cosa dice l'azienda di questo prodotto. Lo mettiamo a fuoco bene. Ritagli precisi per Samsung Galaxy S2 9.7, copertina con sistema snap on per un'installazione easy, coperchio anteriore con protezione integrata dello schermo per ritagli graffi senza compromettere la sensibilità, custodia con doppio strato avanzato progettata combinando uno strato di guscio duro in policarbonato e uno in TPU flessibile resistente a cadute accidentali, urti e shock, tutte le funzioni accessibili con custodia installata, design sportivo, opzioni di colore multiple. Allora,
per questa recensione alla Flapcase è tutto. Mi raccomando, se vi è piaciuto il video metteteci mi piace, continuate a seguirci, iscrivetevi al nostro canale. Se avete domande o dubbi su questa cover o dubbi su altre cover che volete che noi proviamo, ma scrivetecelo pure, commentatecelo sotto i commenti su YouTube. Come al solito, link sotto al video nella descrizione per dove poter acquistare direttamente questa cover. E per qualsiasi altra cosa chiedete pure, domandateci sia tramite commenti o tramite mail, noi risponderemo al più presto e cercheremo di accontentare un po' tutte le vostre esigenze. Spero che vi sia piaciuto questo video, spero che vi sia stato utile per questa custodia e per chi cerca una custodia adatta, una cover adatta per Tab S2, chiaramente la consiglio ad occhi chiusi. Ma per questa video recensione è tutto, da Atom Times, Pier Giorgio.